Benvenuti telespettatori di Free Sport Channel e appassionati di volley a una nuova puntata di Sottorete. Quest'oggi non sono sola, ma abbiamo una puntata speciale, tutta dedicata a un ruolo un po' ingrato della pallavolo. E do il mio benvenuto a due gratitissime ospiti, Stefania Stizzoli del CDA Talmassons, formazione di B2 femminile, e Veronica Fasan dell'Atomatudine. Buonasera ragazze. Buonasera. Allora, le abbiamo qua perché questa sarà una puntata speciale, una puntata dedicata, insomma, appunto a questo ruolo un po' ingrato, uno di quei ruoli importantissimi nella pallavolo, le cui protagoniste però spesso non vengono intervistate così tanto. Allora, ci abbiamo pensato noi di Free Sport Channel a farle intervenire e direi che possiamo dare anche un titolo come questo: Liberi, liberi siamo noi. Ringrazio Francesco Zilli per questa clip che introduce la puntata. Liberi, liberi siamo, poi però liberi da che cosa? Chissà cos'è. Chissà cos'è. È la voglia di ridere, quella voglia che c'era allora, chissà dov'è. Chissà dov'è. Cosa divento, quella voglia che non c'è più. Cosa divento, che cos'è che ora non c'è più. Liberi, liberi siamo, poi però liberi da che cosa? Chissà cos'è. Chissà cos'è. E rientriamo in studio per continuare a parlare con le nostre ospiti. Insomma, il libero è quello con la maglia diversa. Insomma, voi siete sicuramente, i nostri telespettatori sono degli specialisti di volley e lo sanno. E cosa vuol dire questo ruolo, Veronica? Beh, diciamo che è un ruolo che a volte può. Può essere complicato Sì, perché si entra solo in seconda esatto. linea, quindi ci si occupa di ricezione e difesa Esatto. e quindi non si fa mai punto Quindi a volte sostanzialmente. magari non viene valorizzato come dovrebbe, anche se in realtà tutto parte in fondo dalla ricezione, quindi se non c'è ricezione è abbastanza difficile giocare, quindi sì, è una cosa fondamentale. Stefania, tu quando hai capito che il tuo destino era quello di fare il libero? Beh, diciamo che avevo 17-18 anni che diciamo, mi sono appassionata a questo ruolo e da lì. E comunque è nata una passione per questo Sì. ruolo, non è stato, diciamo, un ripiego. No, 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 assolutamente. Anche assolutamente. per te, Veronica, è stata la stessa cosa. A me sarebbe sempre piaciuto fare la banda, però vista l'altezza, altro libero non potevo fare. Poi col tempo ovviamente mi piace, sennò appunto non sarei dove sono, voglio dire. Quest'anno per voi, il motivo per cui vi ho chiamate tutte e due è che per voi quest'anno è un'esperienza nuova, è in una categoria superiore rispetto a quella che avete affrontato finora. Per Veronica un salto in B1, una categoria nazionale, insomma, si sente la differenza. Come ti stai trovando nell'Atomat in questa categoria? A livello di società mi trovo molto bene, diciamo che è stato un grande passo passare dalla B2 alla B1. Il ritmo di gioco è diverso, ci sono molti fattori che in B2 non prendevi in considerazione, come l'ascoltizzazione dei video e altre cose. Ho fatto un po' di difficoltà inizialmente ad ambientarmi, comunque compagni nuovi, precedentemente avevo sempre giocato con le stesse compagne da 8 anni a questa Tu parte. venivi dal Monfalcone. Esatto. E quella squadra, insomma, era da quando eravamo piccole e siamo cresciute insieme, quindi è stato un po' difficile. Poi col tempo è andato sempre in crescendo, adesso devo dire la verità, mi trovo molto bene. Anche per te, Stefania, è stata la prima esperienza. E una curiosità, come ti hanno rintracciata? C'è stata una chiamata? Hanno contattato la tua società? Com'è andata che la CDA Talmassons ha deciso di scommettere su di te?
L'anno scorso ho fatto anche i campionati universitari, quindi diciamo che Stefano un po' mi aveva già visto, mi conosce, anche perché comunque, sì, diciamo che la mia società è quella del Martignacco, lui è allenato a Martignacco, quindi... E quindi c'è stato un incrocio, sì, un incrocio magico che insomma ti ha portata in B2 quest'anno con ottimi risultati, perché insomma, campioni d'inverno. Eh beh, un'ottima soddisfazione. E c'è un'altra cosa che accomuna queste due ragazze, è che hanno un'esperienza di gioco un po' particolare, perché ambedue dividono un po' il ruolo con un'altra ragazza più giovane, ed è una cosa un po' inusuale, non così comune. Di solito c'è una giocatrice che insomma è praticamente titolare e l'altra che entra un po' di rincalzo oppure sostituisce in alcune occasioni. In entrambe le squadre è un po' diverso, perché vi alternate molto, vero Veronica? Tu sì. Con io e Valentina ci alterniamo. Ci alterniamo molto, ma devo dire la verità, è una competizione sana, nel senso che dietro non ci sono, diciamo, odi, fra virgolette, o cose varie. Andiamo molto d'accordo, solo che poi la competizione c'è in tutte le cose. Quindi, però devo dire la verità, non abbiamo mai avuto nessun problema. Cioè, per te Stefani invece l'alternanza è con Gianni Ponte, che era già in società l'anno scorso, e lì c'è anche una disparità di età, perché tra Valentina e Veronica siete più o meno coetanee. Abbiamo dico bene 3 anni di differenza, sì, ma comunque meno, sì. Vicine, invece Gianni è un po' più giovane di te. Sì. E come vi trovate assieme? Molto bene, no, nel senso caratterialmente andiamo molto d'accordo, Gianni poi è una persona molto umile, mi trova molto bene, e quindi... Molto, molto bene. Sì, sì. C'è sì. Una specialità, di solito il terrore dei liberi alla ricezione, confermate questa cosa? Più difficile la ricezione della difesa? Lo confermo. Sì. Sì, può essere. Anche perché insomma c'è una competizione in qualche modo tennistica tra chi batte e chi deve ricevere. Il libero naturalmente si sente in prima linea. C'è un'alternanza, diciamo, c'è una specialista delle due cose oppure no nella vostra squadra? No, diciamo che vabbè, in certe squadre c'è il libero di difesa e il libero di ricezione. Noi in realtà a seconda delle partite e anche nel corso della partita ci alterniamo, ma principalmente entrambe riusciamo a fare abbastanza bene, poi a giorni una la fa meglio e a giorni... Ci sono anche le giornate, giustamente, come tutte le giocatrici. Si dice che libero anche una specie di regista in campo. È vero Stefania? Sì. Lo è. Deve mettere ordine dietro? Sì, deve dare sicurezza alla squadra, deve anche un po' scaricare le ali. Deve dare una mano, insomma. Prendere campo se esatto. Serve, quindi è un ruolo molto particolare. Ci vuole tantissima grinta e carattere per sopportare questo ruolo, vero? Sì, anche perché a volte magari, avendo due fondamentali sostanzialmente da fare, la ricezione e la difesa, se uno dei due viene a mancare durante una partita si riduce proprio a poco, mentre magari un attaccante può puntare sull'attacco. E quindi scarica anche la tensione, esatto. La tensione in una maniera diversa. Allora direi che per questa prima parte abbiamo già cominciato a conoscere queste due ragazze e direi che si stanno davvero facendo valere e stanno mostrando la loro abilità anche fuori dal campo, perché il libero è davvero un ruolo per il quale ci vuole carattere e testa, direi. Allora chiudiamo così la prima parte e ci ritroviamo dopo la pubblicità. By Claudia, oreficeria, premiazioni sportive. By Claudia la trovi a Povoletto in via Vittorio Veneto. Il meglio dell'oreficeria, la gioielleria, l'argenteria. Ma non solo. Punto di riferimento per lo sport, coppe, trofei, targhe. Ampia scelta e prezzi competitivi oltre la professionalità dello staff. Se cerchi un premio o un regalo prezioso lo trovi a Povoletto e da By Claudia puoi anche personalizzarlo. By Claudia, a Povoletto.
Zanutta, il nostro mondo è la tua casa. Edilizia, idraulica, porte, ferramenta, ceramiche, arredo bagno e molti altri articoli. Ti aspettiamo nei nostri punti vendita con tante promozioni e novità. Scopri di più su zanuttaspa.it. Gruppo Dor 2000. Stile e qualità, i valori vincenti del Gruppo Dor 2000. A Pordenone, su 30.000 metri quadrati di area produttiva ecosostenibile. Ricerca e innovazione fanno del Gruppo Dor 2000 l'eccellenza nel design. Per lo showroom, per la casa, Gruppo Dor 2000. Siamo sempre stati differenti. Abbiamo sempre visto nel futuro un'opportunità. Nelle famiglie, nelle imprese, nelle comunità e nelle associazioni. La nostra crescita è coincisa con la crescita del nostro territorio. Solida, radicata, rinnovata. Banca di Credito Cooperativo di Manzano. Crescere nella continuità. Pub Pizzeria Lemon, molto più che una birreria. A Fagagna, sulla statale che porta a Spilimbergo, Albano e il suo staff ti aspettano per passare insieme, in un ambiente confortevole, una piacevole serata fatta di sport e ben mangiare. Cucina bavarese, le migliori birre e un'infinita varietà di gustosissime pizze. Il tutto con il maxi schermo per non perdersi nemmeno una partita di calcio. Il Lemon ti aspetta a Fagagna, in via Spilimbergo 220, Lemon Pub. Per non farsi mancare nulla. Zanutta SPA, 20 punti vendita, la passione di una famiglia, la professionalità di un'azienda radicata nel territorio. Punto di riferimento nel Triveneto per i professionisti, gli artigiani e i clienti privati. Per saperne di più, visita il nostro sito www.zanuttaspa.it o vieni a trovarci nei nostri 20 punti vendita. Da Trieste a Belluno, passando per lo storico centro di Muzzana del Turniano. Presenti anche a Udine, Sacile e i due punti a Venezia, San Lio e Cannareggio. Zanutta, il nostro mondo è la tua casa. Rientriamo in studio per la seconda parte di Sottorete, sempre con le mie graditissime ospiti, ovvero Stefania Stizzoli della CDA Talma Sons e Veronica Fasan dell'Atomat Udine. Per parlare un po' di attualità a questo punto, nella prima parte abbiamo parlato un po' in genere del ruolo del libero, del loro ruolo all'interno delle squadre in cui militano, e adesso vi tocca un po' parlare di campionato, visto che siamo alla fine del girone di andata, si è appena giocata la 13ª giornata. Veronica, si può già fare una prima valutazione di questo girone di andata? L'ultima partita non è andata molto bene a Bologna contro il San Lazzaro, perso per 3-0, però bisogna dire che il San Lazzaro è una formazione che è in grandissima forma e che in casa veramente non ha lasciato solo le briciole agli avversari. Sì, è vero, noi non abbiamo dato il massimo, non abbiamo giocato molto bene, è anche vero che dall'altra parte hanno giocato e hanno fatto molto bene. Noi abbiamo avuto veramente tanta difficoltà, partendo dalla ricezione fino ad arrivare al palleggio, all'attacco, al muro. Non abbiamo proprio giocato. E questo purtroppo. C'è un po' di dispiacere dopo una prestazione in casa con una formazione che era di un altro livello, Leali Padova, però una prestazione che era stata molto convincente. Sì, diciamo che quello era un obiettivo che pensavamo di portare a casa, comunque con un parziale netto, come abbiamo fatto. Su questa partita invece, quella scorsa di domenica, avevamo più incognite. Magari in casa, al ritorno, potremmo fare sicuramente meglio. Sicuramente sarà così, perché il campo, lo sappiamo che il Pala Benedetti, insomma, è un campo un po' ostico. Esatto. Da campo ostico a campo super ostico, perché quello della CDA Talma Sons, il campo di Talma Sons, è ancora inviolato quest'anno, dico bene? Sì. Confermato con la vittoria contro il Monselice e CDA Talma Sons campione d'inverno.
grande felicità nell'ambiente. Sì, sapevamo che insomma era una partita comunque difficile perché il Monselice sarebbe arrivato con molta grinta, voglia di vincere. Però è andata però bene. Però l'avete fatta 3-1, è stata una bella partita. Sì. Convincente. Tra l'altro è anche con il Monselice c'è anche avuto un assaggio di B1 perché due delle protagoniste, una è proprio il libero, tra l'altro una tua, hanno calcato il palco della B1 e tra l'altro con ottimi risultati, facevano proprio parte delle Ali Padova delle quali abbiamo parlato appena un minuto fa. Che impressione ti ha fatto il libero del Monselice? Beh, comunque è un libero molto reattivo, pronto. Però non è bastato. Quest'anno è un anno magico per voi, perché mi sembra che ci siano molti più sorrisi in campo. Ovviamente vince l'aiuta, è innegabile. Beh, sicuramente. Però l'atmosfera è positiva. Sì, diciamo che siamo una bella squadra, ci troviamo molto bene fra di noi, fra le compagne, e questo è importante. E quindi complimenti, il presidente De Paoli sarà stato al settimo tiro, nonostante un gesso che per un intervento, tra l'altro gli facciamo gli auguri di pronta guarigione. E, Veronica, un'altra cosa che è stata molto interessante per quanto riguarda l'Automat è che avete cambiato moltissimo nella squadra, avete cambiato allenatore, avete cambiato giocatrici e la squadra, tenendo comunque due senatrici come Sogni e Papa, e la squadra si sta evolvendo proprio sotto i nostri occhi. Pensi che ci sia stato un miglioramento nella squadra? Secondo me sì, ma me lo confermi? C'è stato sicuramente un miglioramento, anche perché la squadra è stata basata sulle giovani, a parte loro due che conducono la squadra, e parlo per me, io cresco comunque molto in questa squadra, anche comunque avendo dei punti di riferimento, cosa che negli anni precedenti non avevo, perché avevamo più o meno tutte la stessa età e la stessa esperienza. Loro fanno valere molto la loro esperienza. E quindi un cammino che si può dire positivo anche per voi, l'obiettivo dichiarato della società, della Tomatudine, è quello di arrivare a una salvezza il prima possibile, e gli scontri diretti sono stati tutti vinti, questo è un dato molto, molto positivo per voi, per la squadra, e c'è tutto il girone di ritorno, insomma, da fare, viste le premesse, viste anche le ultime prestazioni in casa, sarà positivo. Continuiamo a parlare di B1 femminile perché ci sono stati dei match interessanti nel fine settimana con la capolista che ha perso un po' a sorpresa al Montale Modena. Il Porcia avrebbe potuto approfittarne ma non è andato oltre il 3-0 in casa della Bresciana, la Sportiva Brescia, una squadra molto giovane ma molto ostica, ha dato veramente filo da torcere alla squadra di Mauro Rossato. Chi ha fatto un altro risultato a sorpresa è stato il Città Fiera Martignacco, partita che noi vi abbiamo offerto in diretta streaming. Città Fiera Martignacco che ha vinto contro la seconda della classe Millennium Brescia per 3-1. E allora andiamo a vedere le interviste che abbiamo registrato nel dopo partita. Siamo con Giorgio Nibbio, l'allenatore del Millennium Brescia. Oggi le provate davvero tutte, dovevi fare i conti con Baldi, influenzata con una Zamora non proprio in giornata, ma comunque le tue operazioni insomma sembravano dare i frutti sperati. Poi cosa è successo? Sì, le ho provate tutte oggi, veramente. Oggi ho messo in campo anche giocatrici che giocano poco, ma perché mi serviva della gente che difendeva, perché Martignacco stava tirando su l'impossibile. Niente, una giornata storta, peccato perché avevamo una possibilità di poter andare primi in classifica. Questo è un campo difficile, abbiamo destinato, non ha mai perso in casa. Amarezza, però complimenti a Martignacco. Le ragazze che sono entrate, l'hai detto anche tu, non giocano molto, però si sono comportate veramente bene. Certo, ma la nostra forza infatti è il gruppo, la panchina, abbiamo risolto altre partite con questa formazione, vi faccio i complimenti a chi è salito e ci ha messo l'anima. Purtroppo le giornate storte capitano e ci è capitata oggi, durante l'arco del campionato, non è che cambi più di tanto vista la classifica.
però bisogna dare anche agio che Martignacco ha giocato veramente una gara impressionante, perché ha imbattuto, ha preso di quegli angoli veramente belli, si batte così tutta la gara qua, molte squadre fanno fatica a vincere così qua. Siamo alla fine del girone di andata, ormai le squadre le avete incontrate tutte, siete comunque in lizza per la promozione, qual è la formazione che veramente può darvi più filo da torcere in questo girone? In questo girone tutte danno filo da torcere, ormai guardiamo la classifica, sono tutte 22, 25, 27, 28, non c'è una squadrone ammazza campionato come era l'anno scorso che io sono arrivato a gennaio, quest'anno il campionato è molto più difficile. E se non si è in grado di gestire queste partite qua non si arriva all'obiettivo. Purtroppo noi questo facciamo fatica alcune volte a farlo e quindi pagheremo. Però insomma Porcia, Montale, San Lazzaro, Atta Trento verrà su, voi venire a giocare qua è difficile. Quindi sarà un campionato molto difficile fino alla fine. Allora grazie e in bocca al lupo. Prego, grazie a voi. Siamo con Michela Rucli alla mia destra e Elena Colonnello alla mia sinistra. Due delle giovanissime protagoniste di questo match vittorioso contro il Millennium Brescia. Michi, tu è la prima volta che sei scesa in campo nel sestetto titolare. Sì. Che emozione è? È un'emozione grandissima, una grande responsabilità, ma soprattutto è molto stimolante anche per fare meglio in futuro. Le abbiamo viste alle prese con dei centrali molto esperti, c'è molto da imparare anche in queste partite. Assolutamente sì, c'è molto da imparare, c'è molto da migliorare, però è un buon allenamento anche per noi che dobbiamo migliorarci sempre. Allora, intanto lasciamo in stand-by Michela Rucli, affettuosamente la chiamo Miki perché insomma ci conosciamo già, e passiamo a Elena Colonnello. C'è stata una sorta di standing ovation, mentre arrivavamo nella nostra postazione ancora ci sono degli applausi, perché una serie di battute veramente, diciamo così, terribili. Sì. Però, cioè, è stato un po' anche un po' di fortuna perché non volevo beccare proprio la linea, però boh, meglio così. Beh, non l'hai beccata solo una volta, l'hai beccata più volte. Sì, boh, ma alla fine mi alleno per questo, dai. Allora, un ottimo allenamento, ma a parte questo, ti sei trovata anche a fare il giro davanti, il cosiddetto, quindi a giocare anche in attacco, cosa che forse fino a questo momento ti era capitata meno. Sì, comunque è stata una bella prova perché avevo un muro molto alto davanti, però mi è piaciuto perché mi piace mettermi alla prova, quindi poi mi pare di aver reagito abbastanza bene, quindi... E sembra anche a me, anche visto il risultato della partita. Michela, io vi ho visto molto tranquille in campo, cioè libere di fare la vostra pallavolo. È una sensazione mia oppure effettivamente è così? No, sicuramente il fattore casa ci ha aiutato moltissimo. Noi siamo molto più sicure in casa, come abbiamo potuto notare anche numerose volte. E quindi questo secondo me ha fatto una grande parte, però in certi momenti ci siamo un po' rimaste preoccupate, però poi abbiamo saputo reagire bene, quindi sono soddisfatta anche da questo punto di vista. E un'ultima cosa, voi l'anno scorso eravate avversarie in Under 18, guarda che ridono, e quest'anno compagne di squadra, com'è? Allora, ce lo ricordiamo spesso, io l'anno scorso in Under 18, quando dovevo giocare contro il Volleybus, dicevo, no, caspita, cioè quella altissima che ce l'ho sempre davanti. E quando sono arrivata dicevo sempre, oh, questa qua, devo cercare di evitare il suo muro perché mi ha preso un sacco di volte. E poi ho scoperto che lei diceva le stesse cose di me. Quindi, boh, però adesso siamo molto amiche, quindi... Confermi, Michi? Sì, assolutamente, ci troviamo benissimo, sì, insieme. Allora, con questi due bellissimi sorrisi, le ringrazio e in bocca al lupo per tutto. Crepi. Jacopo Cuttini, un risultato che non era proprio pronosticabile all'inizio, le tue ragazze sono state bravissime. Sì, veramente.
pensavo, speravo, insomma, ho visto anche in settimana, abbiamo lavorato da rientro dopo la partita di Verona, abbiamo lavorato bene, le ragazze stavano esprimendo, hanno espresso un bellissimo ritmo, un bellissimo livello in allenamento, l'ho detto ancora prima della partita, sapevamo insomma che dovevamo giocare contro una squadra forte, insomma una che deve puntare ad andare su in Serie A, quindi forse poteva anche non bastare, diciamo, questo livello qua. Invece hanno stupito anche me, per dire la verità, hanno stupito anche me perché ha fatto veramente qualcosa di una prestazione veramente di altissimo livello. Altissimo livello, non solo da un punto di vista tecnico e fisico, ma proprio mentale, perché contro questa squadra qua, contro un allenatore che le ha provate tutte, che ha cambiato la formazione, che ha cambiato proprio modo di giocare della squadra, sono comunque riuscite a reagire e a prevedere il gioco dell'avversario. Sì, sì, quello è stato uno dei passaggi importanti, diciamo, l'ho notato anch'io ed è una cosa che mi ha fatto veramente tanto piacere, perché in un passato molto recente, abbiamo visto che abbiamo avuto dei calli nei momenti in cui le cose non andavano, nei momenti in cui magari la squadra avversaria riusciva a colpirci i nostri punti deboli. Invece oggi loro avevano i mezzi per crearci delle problematiche, avevano anche un organico per poterlo fare. Però veramente dopo lo shock del secondo set, in cui veramente loro hanno giocato molto molto bene, avevano trovato le contromisure, siamo riusciti a star lì con la testa, a ripartire, segno quasi di maturità. Per una squadra così giovane vuol dire che stiamo lavorando nel senso giusto, loro stanno lavorando anche mentalmente nel verso giusto. L'hai detto tu, lo ricordiamo sempre, squadra giovane, oggi c'erano veramente in campo delle ragazze giovanissime che sono della zona, sono friulane, vengono dal vivaio proprio della regione, fa piacere vederle in campo e giocare così. Sì, sì, fa piacere sicuramente a tutto il movimento, credo, fa piacere anche a me, soprattutto a me, perché io so quanto lavorano queste ragazze qua, che arrivano magari dalla Serie C, arrivano dalle Under 18, arrivano da una situazione da squadre che lavorano, diciamo, nella provincia e hanno la possibilità, queste ragazze, di mettersi magari in mostra. So, ribadisco, quanto lavorano in settimana, quanto stanno lavorando da mesi ormai, e vederle veramente riuscire a esprimersi a questi livelli qui contro, non una squadra di B1 qualsiasi, ma una di B1 di altissimo livello, veramente mi riempie il cuore di gioia. Allora, grazie Jacopo, per noi è stata una bellissima partita, ci siamo proprio divertiti oggi, grazie. Grazie, grazie. Rientriamo dal Pala Ceccarelli, come lo chiama affettuosamente Francesco Tonizzo, per continuare una brevissima battuta, parlare con Stefania e Veronica, per dirvi progetti per il futuro, come vedete la vostra pallavolo nei prossimi anni? Beh, io spero di continuare anche a Udine, perché la società mi piace e mi trovo molto bene, sperando nei buoni risultati e comunque nel restare nella categoria, visti comunque i risultati, a parte l'ultima partita che stiamo facendo, mi piacerebbe restare. E ti diverti a giocare a questo livello? Sì. È molto divertente. E tu, Stefania? Beh, di certo continuare a giocare a pallavolo, vedremo. L'obiettivo è sempre quello di crescere, vedremo. E allora, ringraziamo le due atlete dell'Atom Atudine, Veronica Fasan, grazie Veronica. Prego. E Stefania Stizzoli della Cilia Talmassons, grazie. Grazie. E vi lasciamo con i prossimi appuntamenti delle emittenti per quanto riguarda il volley. Mercoledì sera, il 28 gennaio, in diretta la partita, il recupero della partita di B1 femminile, girone B, tra Cittafiera, Itas Cittafiera Martignacco e Bassano, una partita che potrebbe proiettare le ragazze di Jacopo Cottini in zone alte della classifica, quindi molto interessante da seguire. La prossima settimana ci sarà lo stop del campionato, una settimana di pausa vista la fine del girone di andata, quindi niente partite in diretta, ma ci sarà la Coppa Regione di Serie C femminile e maschile, e potremo darvi uno speciale su questa manifestazione nel prossimo Sottorete, quindi seguiteci anche la prossima settimana. E così è proprio tutto per questa puntata, grazie ancora Veronica e Stefania, e grazie. Ci rivediamo sui campi, naturalmente.